Allora, il primo esempio di equazione differenziale che vi ho fatto vedere, in realtà avevo in fretta di farvi vedere questo nuovo concetto di condizione al contorno, che poi non è così nuovo, ma è la famosa costante di integrazione dell'integrale definito. Ma in realtà l'esempio preso era molto elementare, cioè si partiva da V', derivata di V, derivata rispetto al tempo della velocità è un'accelerazione costante, un numero, e trovato la funzione della V, che è la funzione del moto accelerato a velocità uguale V con 0 più A per T. In pratica la situazione è che di tutte le cose che ci possono essere dentro la funzione da cui si parte, c'era soltanto la y', non c'era neanche la x. La y', che sarebbe la v', perché la v faceva il ruolo di variabile dipendente, quindi la y, e il tempo era la x, ma non c'era nell'equazione, perché la velocità era, l'accelerazione era costante. La cosa diventa un briciolo più complessa nel caso che ci sia anche la y, che viene nella fase successiva. Se io prendo la velocità uguale, abbiamo detto v con 0 più accelerazione per tempo, e la velocità è la derivata dello spazio rispetto al tempo, quindi è un s', chiamiamolo così. Se l'equazione è questa, chiaramente la s fa il ruolo, s' della y', e la t, la variabile, sarebbe come la x. V con 0 ed A sono costanti. Allora questo è un successivo passo che si fa nel trovare le equazioni di moto accelerato, e anche qui cosa succede? Che si integra ambo i membri. Allora, integrare la derivata dello spazio significa trovare lo spazio, ok? E poi la costante, per integrarla, si moltiplica per la variabile. Se io faccio v con 0 t, derivo t è come fosse la x, quindi si ottiene v con 0, e qui si ottiene t al quadrato mezzi, facendo la famosa integrazione. Chiaramente o da una parte o dall'altra bisogna mettere un più c, la costante dell'integrale indefinito, per cui anche qui io studio le condizioni al contorno. Immagino, sono arbitrari, però io, diciamo, stabilisco che quando t è uguale a 0 lo spazio è s con 0, però potrei anche mettere che quando t è uguale a 5 secondi lo spazio è uguale a 50 metri, per esempio, no? E così via. Cioè, le condizioni al contorno sono fissate arbitrariamente, diciamo, con un occhio a quello che ci serve nella soluzione del problema. Allora, con queste condizioni al contorno, io mi faccio la sostituzione, praticamente metto s con 0 al posto della s, uguale v con 0, t è 0, quindi va via questo termine, va via questo termine, rimane solo più c, quindi noi possiamo tornare indietro e dire ok, con queste condizioni al contorno C è S con 0, quindi l'equazione viene ad essere S uguale, mettiamola davanti per comodità, in maniera da avere, anzi qui l'un mezzo va messo davanti, o a mezzi, di avere le potenze crescenti in T, però si potrebbe fare anche il contrario. Questa qui è di nuovo l'equazione molto accelerata, quella dello spazio, ottenuta di nuovo banalmente integrando un'espressione molto semplice. Ovviamente poi le equazioni differenziali, man mano che si va avanti, si trovano i casi sempre più complessi. Ci sono poi quelle, vi ho già accennato, che manco si possono risolvere, bisogna andare avanti con le soluzioni numeriche. Non ho ancora accennato una cosa semplicissima, che le equazioni differenziali possono essere di primo, di secondo, di terzo grado, a seconda delle potenze che ci sono nelle variabili, però
per quanto riguarda le derivate che ci sono dentro l'equazione differenziale, vengono chiamate di primo ordine, di secondo ordine, eccetera, a seconda se ci sono di primo ordine solo derivate prime, di secondo ordine quando cominciano a comparire derivate seconde e così via. Fino adesso quelle che abbiamo visto erano solo di primo ordine. Si fa presto però a vederne una di secondo, sempre di questa famiglia qua, nel senso che se io partivo dall'accelerazione, dall'inizio, e volevo collegarmi direttamente allo spazio, praticamente io posso dire, invece di fare la catena che è dall'accelerazione passo alla velocità, perché l'accelerazione è la derivata della velocità rispetto al tempo, e dalla velocità passa allo spazio, perché la velocità è la derivata dello spazio rispetto al tempo, io posso direttamente fare il ragionamento. Lo spazio è la derivata seconda, quindi l'accelerazione è la derivata seconda dello spazio rispetto al tempo. Se io ho un'equazione differenziale di questo tipo, uguale a, che tra l'altro è costante, se voglio fare, sono in queste condizioni qua, ho come avessi una y' e poi una costante k, una y' secondo. Quindi ho questo, senza niente di altro. Integrando due volte questo ottengo esattamente quello che abbiamo ottenuto in due passi successivi facendo questa integrazione. Ma veniamo a casi un po' meno banali. Questi sono banali perché sono delle semplici, io ho una funzione e faccio la primitiva, sono semplici le integrazioni, non è che cambia nel linguaggio, c'è questo concetto di dei, come si dice, del condizionale al contorno, ma sono robe, diciamo, facilmente collegabili a quello che già sappiamo sulla operazione di integrazione. Invece ci sono casi in cui man mano queste cose cominciano a comparire e mescolarsi e rendere le cose un briciolo più difficile. Per esempio, uno dei classici casi in cui uno comincia a introdurre l'equazione differenziale è nella radioattività. L'abbiamo fatto forse in qualche video lezione sulla radioattività, magari ci sarà la legge del decadimento. La legge del decadimento perché è un classico esempio di decrescita di popolazione, invece di crescita di popolazione, la decrescita, perché i nuclei di un certo tipo con una certa probabilità nell'unità di tempo decadono in altri elementi, no? Quindi è come fosse che muoiono e rinascono sotto altra veste, però la popolazione di quei nuclei man mano si riduce. E siccome questa decrescita è proporzionale alla probabilità che questo evento succeda, ma al numero di elementi che sono ancora presenti di quel tipo lì, viene fuori un'equazione differenziale abbastanza semplice che adesso proviamo a vedere. Allora, chiamiamo n, poi faremo il grafico, il numero di nuclei di quel tipo e ovviamente poi c'è t, il tempo che scorrendo mi fa cambiare man mano le cose. La decrescita, il delta n, è intanto una decrescita, quindi bisogna metterci un meno davanti, è proporzionale a un lambda che è una costante di decadimento, proporzionale al lambda, proporzionale al numero di elementi che ho e proporzionale all'intervallo di tempo che considero. Cioè io ho una certa probabilità, moltiplicato il tempo mi dà la probabilità in quel tempo lì, moltiplicato per l'n, sono 1000, sono un miliardo, eccetera, il numero di elementi di quel tipo lì, ho il delta n. Questa roba qua, portando il delta t dall'altro, diventa delta n fratto delta t uguale meno lambda n, passando al limite per delta t tendente a 0, abbiamo una derivata e guardando qui c'è n variabile indipendente, è dipendente, sarebbe come la nostra y, no?
e t sarebbe come la nostra x. Quindi vedete che qui c'è una x qua, quindi una derivata della y sulla x, quindi una y primo, e boom. Lambda è una costante, c'è n, quindi c'è di nuovo una y, come se avessimo queste due qua, la y e la y primo. Non c'è la x, ma abbiamo quelle due lì. Ecco, questa equazione differenziale, poi vedremo, appartiene a un tipo di equazioni che si chiamano variabili separabili, perché si possono giocare le variabili, in questo caso c'è solo la n, spostare con le regole di spostamento dei fattori, dei denominatori nelle equazioni, no? Per esempio io vedo che qui c'è il dn, qua c'è la n da fattore la porto sotto come denominatore, faccio dn su n uguale, questo lo porto di là, da denominatore diventa fattore, spostamento del tipo quello che si fa con le equazioni banalmente. Da una parte sono separate, dalla parte ci sono solo le n, variabile dipendente, e dall'altra ci sono solo le t. A questo punto io integro ambi i membri. Allora, l'integrale di questo è un logaritmo, no? Perché sapete che la derivata del logaritmo naturale, adesso lo scrivo così perché mi piace di più, ma si può scrivere L minuscolo N minuscolo, fa 1 su x, no? E quindi l'integrale di 1 su x è il logaritmo. Allora, questo qui, se io lo integro, lo devo scrivere, scriviamo, l'integrale di dn su n diventa log di n. Dall'altra parte, qui non c'è niente, come ci fosse un per 1, la derivata, l'integrale di questa roba qua, la costante la lasciamo stare, è un semplice t. Se io derivo questo, ottengo 1 per meno lambda, il delta t mi è servito perché potevo mettere, per fare le cose per esteso, l'integrale di dt, che è come dire l'integrale di 1 per dt. E qual è l'integrale di 1? E t. Più costante arbitraria. Come mai non ne metto 2 di costante arbitraria? Non ne metto 2 perché sarebbe la stessa cosa metterne 2. Se io mettessi un più c1 qua, un più c2 qua, alla fine ne potrei portare una di qua o una di là, come mi viene più comodo, come addendi, cambiando il disegno, e farne una sola costante. Quindi si mette solo da una parte. Dove mi conviene? Qua, visto che c'è un logaritmo, mi lascia perdere, mettiamolo dalla parte dove c'è un semplice t, giusto? Qui cosa facciamo a questo punto? A questo punto facciamo le condizioni al contorno. Immaginiamo quando t è uguale a 0, quindi sono qua, n quanto vale la variabile dipendente? Beh, immaginiamo che n valga un certo n con 0, un n in grande iniziale, n con 0. Allora, facciamo le sostituzioni. Allora, se io sostituisco t uguale a 0, mi va via questo termine, quindi qua ho solo più c, e se io metto n con 0 qui, ho il logaritmo di n con 0. Allora, la costante è questa roba qua. Visto che questo è negativo, lei è positiva, scriviamo prima la c, quindi log n con 0, meno lambda di t. Poi portiamo il logaritmo dall'altra parte, abbiamo log n meno log n con 0 uguale meno lambda t. Qui, differenza di logaritmi, possiamo scrivere il logaritmo del rapporto n grande n con 0, e questo sarebbe meno lambda t. Dopodiché cosa possiamo fare? La condizione al contorno non ci servono più, togliamo che disturbano. Andiamo su e proviamo a girare l'equazione come n fratto n con 0. N fratto n con 0, se il logaritmo di questa roba è questo, vuol dire che n fratto n con 0 è la e elevato a questa roba qua, cioè elevato al suo logaritmo. Porto ancora la n con 0, che è un denominatore, lo porto di là come fattore, questa è la funzione finale che mi viene fuori. Quindi n sarebbe uguale ad n con 0 e alla meno lambda t. E questo chiaramente è una funzione esponenziale decrescente. Parte da questo n con 0 e va giù esponenzialmente verso lo 0.
con una ripidità, questo non mi sta venendo in mente, proporzionale al fattore lambda, chiaramente. Quindi se è un elemento molto radioattivo che decade in fretta, andrà giù velocemente, se il carbone 14 si dimezza ogni 5.000 anni. Comunque questo è il risultato. Ovviamente dall'altra parte la funzione potrebbe continuare, se io pigliassi degli istanti precedenti ancora, potrei sapere che di nuclei di quel tipo lì ce n'erano addirittura di più. E questo è un esempio ulteriore. Nel prossimo video vediamo invece che la decrescita della popolazione, vediamo la crescita della popolazione, caso analogo fatto non sui nuclei radioattivi, ma fatto sulle popolazioni di esseri viventi, per esempio, che crescono, come sapete, esponenzialmente. Vai! Ma forse un altro video addirittura sulla crescita è esagerato, perché vedrete che sono i calcoli sono perfettamente analoghi, non vale la pena di rifarli. Basta semplicemente cambiare il segno meno in un segno più, cioè se c'è una crescita di popolazione lì c'è un più. L'equazione che viene fuori, chiaramente, quindi questa è il decadimento, questa è la legge del decadimento. Decadimento, e invece questa è la crescita della popolazione. Crescita popolazione che chiaramente ha lo stesso tipo di situazione, salvo il più invece che il meno, e invece di essere un esponenziale decrescente è chiaramente un esponenziale crescente, con un'equazione che è n uguale n con 0 e elevato a lambda e non meno lambda t. Viceversa, mi sono dimenticato, e lo faccio in 2 minuti all'appendice del video, mi sono dimenticato di fare una cosa essenziale: bisognerebbe fare sempre la verifica, la prova della mia soluzione. Io ho trovato questa equazione qua come funzione, per intenderci, avevo l'equazione differenziale, ho trovato la y uguale f di x, ma sarà giusta? Bisogna fare che cosa? Semplicemente mettere questa equazione qua dentro la mia equazione di partenza, a vedere se funziona. Anzi, qui in realtà non è così. Questa qui era l'abbozzo iniziale con cui siamo arrivati a una equazione differenziale, che era questa, era dn su dt uguale meno lambda n. Questa era l'equazione differenziale partendo da questa bozza grezza con i delta. Quindi prendendo questa e sostituendo, io dovrei avere la verifica. Vediamo se questo funziona. E quindi facciamo intanto il delta n su delta t, dobbiamo derivare questa roba. N con 0 è un fattore moltiplicativo, sta fuori. La derivata di E è derivata di E semplice, fa E e basta, E alla X. Quindi io scrivo E alla meno lambda T. Qui c'è una funzione di funzione, quindi devo moltiplicare per la derivata della funzione interna. È una funzione composta in cui questo affare qui fa il ruolo della X, quindi la funzioncina interna. E deriviamo meno lambda T, cosa fa? T derivato fa 1, quindi viene meno lambda. Quindi qui bisogna ancora moltiplicare per meno lambda, ok? Allora, se vado a sostituire al posto di n su delta t, metto questa roba qua, proviamo pure a scriverlo come n con 0 e alla meno lambda t per meno lambda, dall'altra c'è meno lambda
n e mettiamo quanto vale n, cioè questa roba qua, n con 0 e alla meno lambda t. Vedete che la cosa è verificata abbondantemente, il meno lambda vanno via, gli n con 0 vanno via ed e alla meno lambda t è uguale a e alla meno lambda t, vanno via anche loro e l'equazione è verificata. Ok? E con questo possiamo a questo punto davvero andare a qualche caso un po' più interessante. Magari andiamo a analizzare le varie possibilità di questa equazione del primo ordine, una delle quali è quella che abbiamo già visto, il caso banale, dove c'è solo da integrare uno dei due membri, il caso un po' più complesso in cui devo spostare delle robe e via discorrendo. Ok, vai!